ufficio, un mercato o un ring. Ogni giorno sentiamo parlare di borsa, titoli, azioni, rialzi e crolli. Ma che cos'è esattamente la borsa valori e perché si chiama così? Mira sempre dritto alla gola, compra poco e vendi a molto. La paura è un problema che non ti riguarda. La borsa non è altro che lo spazio fisico o virtuale in cui incontrarsi per scambiarsi parte della proprietà di un'azienda sotto forma di azioni. Una vera e propria piazza del mercato, anche detta piazza affari. Il nome borsa, invece, viene da quello della famiglia Van der Beurs. Nel loro palazzo di Bruges, in Belgio, si riunivano fin dalla metà del XVI secolo mercanti e banchieri. Scambiavano titoli di credito, monete estere o merci in arrivo da altri paesi. Nella seconda metà del 1500 si svilupparono tanti altri mercati misti in altre città. Nacquero borse nelle città di Anversa, Amburgo, Lione e Tolosa. Ma le prime vere borse in cui scambiare valori mobiliari, cioè titoli di possesso e monete estere, risalgono al XVII secolo. In Italia le prime vere borse sorsero nella seconda metà del Settecento. Ma la separazione tra borse merci e borse finanziarie avvenne soltanto nel 1913. Meno di 30 anni fa, in Italia, a tutti i titoli quotati è stata estesa la borsa telematica, cioè avviene via computer. Immaginate prima, quando gli scambi si facevano ancora urlando il nome delle azioni che si volevano vendere o acquistare, le cosiddette grida.